giapponesi. E lei niente, decide di farne la comunicazione ufficiale, mi state inviando delle immagini bellissime, mettete il tag alla mia pagina nelle vostre creazioni, ecco qua raffigurato un manga, Fratelli d'Italia, difendere la famiglia tradizionale. Questa diventa la comunicazione ufficiale della Meloni e di Fratelli d'Italia. Però qualcuno riconosce il personaggio, dice, ma questa non è Mariohara? Dice, vabbè, chi è Mariohara? Giorgia, ti prego, guarda Love Live, non te ne pentirai. Dice, ma che è Love Live? Ecco qua, Love Live, Mariohara, studentessa del terzo anno, è una ragazza molto allegra e solare, con una forte tendenza a scherzare. Ha, inoltre, la tendenza a toccare i seni delle altre ragazze, in particolare quello di Kanan, infastidita e propensa a denunciarla. Quindi l'immagine istituzionale, ufficiale della Meloni è quella di una ragazzina che va in giro a toccare il sine delle amiche, ok? Di questo stiamo parlando, banalizzo, ma è per capirci. Andiamo avanti. E c'è qualcuno che dice, la Meloni ha postato una foto dell'icona gay di Love Live, sto volando nell'iperuranio. Andiamo a vedere questa ragazza in attività? Andiamo a vedere questa ragazza in attività. Eccoci qua. E questo è quanto, è niente, è un nuovo corso dei Fratelli d'Italia, si fa interessante.